Ciao a tutti, siamo a Ortola, a pochi passi da Via Frangola, sopra il complesso scolastico Giuseppe Garibaldi. Ci troviamo nel bel mezzo di quello che, prendendo a prestito una famosa canzone di Bennato, potremmo definire il parcheggio che non c'è. In quest'area, infatti, doveva sorgere un parcheggio da 60 posti macchina. Lo attestano ben due delibere di giunta di fine 2007, con tanto di progetto esecutivo e addirittura era stato acceso un mutuo da ben 200.000 euro per la sua realizzazione. E allora cos'è successo? È successo che è decaduto il sindaco Neri, è subentrato Pucci, il quale ha preso il progetto, l'ha chiuso in un cassetto ed è finito tutto nel dimenticatoio. Addirittura lo stanziamento, quindi il mutuo da 200.000 euro, è stato destinato altrove. Nonostante la bozza di regolamento urbanistico preveda proprio qui un parcheggio, nel piano delle opere 2016-2018 non ci sono soldi stanziati per la sua realizzazione. Nel frattempo però la situazione è peggiorata, una metà del piazzale della scuola di Ortola è stato chiuso alle macchine e sarà così per sempre, perché questo è un punto di ritrovo in caso di emergenza. In questo modo però si è complicata la possibilità di accompagnare in sicurezza i bambini e a maggior ragione oggi servirebbe qui un parcheggio. Come è noto, via Frangola, la strada che porta alla scuola, è stretta. L'unico pezzo con il marciapiedi è stato pietoso e il resto della strada un vero pericolo per i pedoni. Abbiamo quindi deciso di convocare un'assemblea pubblica per discutere dei problemi che assillano questa zona, ad iniziare dal parcheggio, così da obbligare il Consiglio Comunale a dare delle risposte.